Bentrovati e bentrovate da Andrea Cartotto, un nuovo videocorso in collaborazione con la community di Zorin OS Education Italia e l'amico Albano Battistella, dedicato ad una formidabile applicazione per il sostegno e l'inclusione, oltretutto valore aggiunto a base di software libero, open source. Parlo di Cboard, sito di riferimento, lo vediamo insieme, www.cboard.io/it per raggiungere la versione localizzata in lingua italiana. L'applicazione è web, dunque utilizzabile da qualsiasi browser e scaricabile su dispositivi mobili con sistema operativo Android. Vedete il pulsante scarica al centro. Vediamola subito all'opera. Io clicco avvia Cboard e in relazione anche al mio precedente videocorso dedicato all'applicazione Arasahk, andatelo a cercare qui sul canale, vediamo appunto nuovamente i pittogrammi, cioè immagini esplicative particolarmente adatte per la comunicazione, lo avete visto nella home page qui, comunicazione aumentativa ed alternativa. Una metodologia, cioè, che favorisce l'apprendimento anche in chi si trovi ad avere difficoltà con il linguaggio. I pittogrammi, cioè le immagini, possono essere scelte e combinate tra loro utilizzando le diverse categorie che possiamo osservare. Ad esempio, il corpo, la descrizione del corpo. Ecco, se notate, il pittogramma è una immagine esplicativa, appunto, perché indica uno specifico concetto o un argomento. Gli utilizzi sono molteplici, anche perché in Cboard abbiamo la sintesi vocale in lingua italiana e possiamo non solo cliccare su uno dei pittogrammi, cioè su una delle mattonelle, in questo caso viso, colore azzurro, significa che abbiamo ulteriori pittogrammi, che è una sottocategoria. Se noi andiamo a cliccare ad esempio su viso, intanto abbiamo la pronuncia con sintesi vocale italiana di quella immagine lì. Occhi. Se io vado a scegliere singoli pittogrammi, ho l'audio dedicato, ma questi pittogrammi si dispongono in linea, in alto e in orizzontale, per cui se ne evince che cosa? Che se scelgo i giusti pittogrammi posso comporre una frase di senso compiuto e con un click non più sul singolo riquadro ma sulla barra in alto avrò la pronuncia della frase intera. Pensiamo ad attività di accoglienza di alunni stranieri, mi viene in mente il recente caso di provenienza dall'Ucraina, ad alunni H o alunni BES con difficoltà di linguaggio. Un'applicazione a base di software libero che include e favorisce l'attività di apprendimento in classe e a casa, perché possiamo anche consigliare all'alunno stesso, alla famiglia, di utilizzare Cboard. Osservate cosa succede se clicco nella barra orizzontale in alto. Viso, occhi, denti. In questo caso chiaramente erano termini, la sintesi vocale li ha enunciati tutti e tre. E come potete osservare, non è stata necessaria neppure la registrazione. Registrazione che è comunque facoltativa e possibile, cliccando sul pulsante del mezzo busto che vediamo in alto a destra, notate, ora mi sta dicendo profilo utente bloccato, guardate il lucchettino qui ancora a destra, sbloccare, vado a cliccare, continuo a fare click, ed ecco qui che abbiamo sbloccato addirittura che cosa? La stampa e la scheda di stampa, per essere precisi nella dizione. Abbiamo sbloccato le impostazioni, per cui cliccando sull'ingranaggio possiamo nuovamente cambiare la lingua di Cboard, sia lingua dell'interfaccia, cioè con cui vediamo le definizioni, sia lingua della sintesi vocale. Possiamo condividere, ma adesso sì che andando sul mezzo busto possiamo accedere o iscriverci, io vi consiglio con account istituzionale ma anche con un account di posta personale. Ebbene, tempo d'estate, un momento sicuramente di riposo ma anche di autoformazione,
provate, utilizzate Seaboard e la troveremo al nostro fianco anche con la ripresa del nuovo anno scolastico. Vi do sin d'ora appuntamento al prossimo videocorso. Ciao a tutti e a tutte da Andrea Cartotto. Bye bye!